nel 75 sono giunto qui a Corgagnani. Io sono uno dei primi abitanti di questo quartiere. Nel 75? Nel 1976. 1977. Nel 1978. 1978. 78. 1979. Dal 1980. 1981. 1981. 82. Sono passati 45 anni e noi orbitiamo a Corgagnani. Non era organizzato perché, benché fosse costruito tutto su progetto ed era uno dei quartieri innovativi che stava nascendo su Roma, però all'epoca era ancora in fase di realizzazione. Non c'era niente. Non c'era assolutamente nulla. Non c'erano strade, non c'erano servizi, ma proprio niente, niente. Fummo pionieri, questo me lo ricordo. L'erba era talmente incolta che crescevano dei fiorellini viola che poi le api andavano ad impollinare, che noi poi ci divertivamo a prendere, a cogliere e a ciucciare, perché erano dolcissimi. Erano tutte grotte, campi, prati, e un po' insomma il ragazzo della via Gluck di Celentano, ecco. Tuttavia noi eravamo felicissimi. E ci si faceva coraggio e si andava avanti. Comunque fu un'esperienza bellissima. Quindi praticamente noi abbiamo vissuto prima tutti i disagi e ora diciamo che possiamo godere di qualche agio, qualche agio.